Buongiorno, allora oggi sono con l'amico filosofo Diego Fusaro che mi aiuterà ad entrare un attimo nel mio ultimo lavoro letterario che si intitola Il risveglio di Zarathustra, perché come direbbe sempre il mio amico Diego, ultimi uomini europei, tremate perché Zarathustra è tornato. Zarathustra si è risvegliato in questo lavoro, devo dire, è durato parecchio tempo e che ha visto un corpo a corpo con le lezioni di Heidegger tenute a Friburgo negli anni 30 e soprattutto con i testi nicciani, ho cercato di continuare quello che era sostanzialmente il grande messaggio lanciato da Nietzsche. E in fondo qual è il grande messaggio lanciato da Nietzsche che oggi secondo me è forse ancora più attuale di quando è stato scritto? Ma il fatto che l'Occidente è al tramonto. Forse oggi più che mai si vedono i sintomi di questo tramonto. E la cosa veramente, secondo me, geniale di Nietzsche è il fatto appunto che lui per primo, come dice invece Homo, io per primo ho visto la verità, ho visto cosa si celava dietro la menzogna, la puzza della menzogna addirittura, no? Questa scrittura veramente molto, molto fervida, quella di Nietzsche. Beh, insomma, per primo Nietzsche non coglie solo la nostra società occidentale tramontante, cosa che tra l'altro a quell'epoca, diciamo, era anche, come si può dire, declarata da altri pensatori, se pensiamo a Spengler, se pensiamo ad altri pensatori. Ma è il fatto che Nietzsche è stato il primo che non ha legato questo tramonto solo al discorso della modernità, solo al discorso della modernità. E Nietzsche è il primo che vede già nell'origine dell'Occidente la morte, nella nascita dell'Occidente è già insito il tramonto. Ecco perché proprio quindi in questo libro non ho potuto fare a meno di ripercorrere l'intero cammino del pensiero occidentale. Ecco allora che Zarathustra si risveglierà ancora una volta per portare un nuovo messaggio, un messaggio di speranza, perché appunto io credo fermamente che Nietzsche abbia diagnosticato benissimo il nichilismo, ma non si sia fermato al nichilismo, quindi non si sia fermato a un nichilismo passivo, ma abbia lanciato un messaggio, secondo me, chiaro e forte di creazione di nuovi valori, quindi attivo il nichilismo. E quindi Zarathustra torna e per tornare dovrà ripercorrere in un lungo tragitto che dura tutto il libro tanti villaggi che ripercorrono l'intera storia dell'Occidente fino a giungere al tanto agognato superuomo che in questo libro giunge. Finalmente la profezia sembra avverarsi, il superuomo alla fine del libro giunge e manda un messaggio a Zarathustra e a tutti noi e qua, insomma, su questo finale lascerei un attimo la parola a Diego che, come ben sapete, noto filosofo che ha approfondito questi temi, in particolare, diciamo, il pensiero di Marx, di Gramsci, insomma, comunque tutta la metafisica tedesca. E così mi piacerebbe, siccome, ecco, ho avuto la fortuna proprio che fosse Diego a fare una prefazione suntuosa a questo lavoro, andando insomma nello specifico su Heidegger, citando tante belle cose, Marx, e quindi lascerei un attimo spazio a lui per definire meglio questi concetti che lui ha rilevato e che mi sembrano fondamentali, ecco, per entrare nel cuore del libro, direi. Sì, ti ringrazio. Intanto, naturalmente, preciso che è un libro che merita di essere letto perché pone la questione fondamentale con grande forza. Il libro è un corpo a corpo con Nietzsche, ma anche con Heidegger, direi. Quindi vai a investire il grande plesso teorico legato al rapporto Heidegger-Nietzsche, alla linea antidialettica, come io sempre la definisco, la linea antidialettica della nostra contemporaneità. In effetti, ad accomunare Nietzsche e Heidegger, tra le altre cose, è anche il fatto che entrambi riconoscono quello che tu con Spengler chiamavi il declino, il tramonto dell'Occidente, che è in qualche modo la cifra del nostro tempo, come dicevi tu, lo riconoscono entrambi come coessenziale alle logiche stesse dell'Occidente. Tu dicevi, ha in se stesso
i germi di questo certo. processo. In effetti la parola occidente, Abendland, la terra della sera, rinvia già etimologicamente all'idea del tramonto, all'idea del tramontare, del proprio tramonto. E in effetti Nietzsche e Heidegger hanno in comune questo, che anche se per strade diverse, entrambi sostengono che in qualche modo la radice del tramonto è già nella genesi stessa dell'Occidente. In Heidegger, come sappiamo, l'intera storia dell'Occidente come storia dell'oblio dell'essere e come processo con cui la metafisica occidentale sempre più oblia l'essere e oblia il proprio oblio dell'essere, sì, perché non vi è solo l'oblio dell'essere, vi è anche l'oblio di quell'oblio, la dimenticanza della dimenticanza, che è ancora più grave da un certo punto di vista, se vogliamo usare termini morali che pure non sono propriamente consoni rispetto al discorso di Heidegger, che è un discorso ontologico e non morale. Sì, diciamo Heidegger parlerebbe di deviazione platonica, comunque certo. entrambi sono molto... Sì, in Platone in effetti, Platone è il punto chiave della decadenza, per usare una parola cara a Nietzsche, della decadenza dell'Occidente. È interessante questa analogia di prospettive di Nietzsche e Heidegger, che sono in qualche modo cultori della grecità presocratica, diremmo oggi, ma sono autori troppo intelligenti per usare queste categorie logore di presocratici, che non dicono assolutamente nulla se non dell'incompetenza di chi le usa. Sono pensatori dell'origine che vengono prima del cominciamento del declino. Il declino si avvia soprattutto con Socrate per Nietzsche e con Platone per Heidegger, con Platone, il quale Platone è, se volessimo dirla con l'espressione di Husserl, è il genio che scopre che insieme occulta, perché Platone con la sua teoria delle idee ha ancora un barlume di visione ontologica della realtà, le idee sono qualcosa di ontologicamente dato, non è la mera rappresentazione mentale come sarà per l'empirismo moderno che fa delle idee il contenuto della nostra mente. In Platone vediamo la sua portata ontologica, esiste indipendentemente da noi ed è ciò a partire da cui tutto si spiega. Però in Platone c'è già, dice Heidegger, nella svolta platonica, l'oblio dell'essere nella misura in cui l'idea è nella misura in cui appare, in cui viene vista, orale. Sì, c'è quel discorso di episteme, di presenza, no, davanti. Esatto, certo, nella misura in cui che appare, effettivamente, appare a qualcuno, viene visto, sì. E quindi già si perde l'essere e resta in qualche modo l'ente nella sua dimensione ontica, appunto, dice Heidegger. In Nietzsche, se vogliamo dire così, la tragedia, il declino dell'Occidente è legato a filo doppio con la vicenda del platonismo. Da un certo punto di vista penso ad Al di là del bene e del male, anche se il tuo libro è più centrato sulla figura di Zarathustra, come ricordavamo prima. In Al di là del bene e del male si vede molto nitidamente come la storia dell'Occidente sia una storia di declino sempre più platonico da un certo punto di vista. Se è vero, come è vero per Nietzsche, che il cristianesimo è esso stesso platonismo per il popolo, certo. paradossalmente per sì. dirla con Marx, diventa l'oppio del popolo Platone con il cristianesimo, il socialismo stesso, a proposito di Marx, il socialismo, quel socialismo in cui Marx riponeva le proprie speranze per la redenzione dell'umanità, hegelianamente per il recupero dell'alienazione, in Nietzsche anch'esso una forma di cristianesimo degenerato e quindi di platonismo sì. degenerato. Tant'è che poi lo stesso Heidegger a giocare un brutto tiro a Nietzsche, no? Definendolo, dicendo, insomma, affermandolo che di fatto non si libererà mai dal platonismo, nemmeno cioè, Nietzsche. Dirà che un platonismo rovesciato. Esatto, esatto. Sì, ma anche il cubo rovesciato resta pure esatto, sempre un cubo, se esatto, ci pensi, esatto, per usare un'immagine esatto. non heideggeriana che usava però il mio maestro Costanzo Preve. Il cubo, anche se rovesciato, resta un cubo, in questo caso anche un Platone rovesciato resta pur sempre un Platone. Cioè. Nietzsche resterebbe platonico, a dire, di Heidegger, nella misura in cui è una tappa anch'egli ancora più radicale rispetto a Platone di quel processo di Seinsvergessenheit, di oblio dell'essere, che parte nitidamente con Platone e con Nietzsche non viene risolto, ma anzi viene
acutizzato nella forma massima, nella misura in cui in Nietzsche la metafisica non è superata ma è compiuta. Si compie, esatto. È la Vollendung, esatto. Dice Heidegger, il compimento della metafisica in forza del fatto che in Nietzsche dell'essere non è più nulla, ecco il nichilismo compiuto per Heidegger, sì. Dell'essere non è più nulla, c'è solo l'essente come fondo disponibile per la volontà di potenza nel suo infinito autopotenziarsi. Tecnica, metafisica che si capovolge in tecnica planetaria, la nostra concezione dell'essente. Esatto. La nostra concezione. Esatto. L'essente come fondo, Bestand, dice Heidegger, fondo disponibile, che è disponibile per cosa e per chi. È disponibile in vista del potenziamento sempre potenziantesi della volontà di potenza, la crescita illimitata. Sì. In questo c'è una interessante analogia ancora con Marx. Anche Marx vede in questa furia della crescita la cifra dell'evo del capitalismo. Sì. Crescere sempre di più, usare l'essente come qualcosa di manipolabile, di sfruttabile illimitatamente per la potenza che si potenzia illimitatamente, un processo autoreferenziale e nichilistico. Tant'è che poi Heidegger si chiederà se l'uomo effettivamente non cosa significa pensare, in quello scritto, no? Si chiederà poi se effettivamente l'uomo sia all'altezza di questo dominio, che diciamo forse Nietzsche è stato il primo a porsi, sì. Diciamo, la domanda se effettivamente l'uomo non si debba autosuperare per poter gestire questo tipo di dominio, se certo. Effettivamente, quindi forse qua Nietzsche fa un passettino ulteriore a mio modo di vedere, io sono più nicciano forse che Heideggeriano, però forse apre qualche spiraglio in più rispetto alla chiusura che dà Heidegger. Che certo, sostanzialmente... questo è un punto su cui poi infatti volevo tornare con te, gli orizzonti futuri, diciamo, in Nietzsche e in Heidegger, perché in effetti dicevamo nel mondo della tecnica come Vollendung, come compimento della metafisica, l'essente resta fondo disponibile illimitatamente in vista della crescita. Ma per chi? Per una sorta di soggettività prometeica intesa come colei che dispone illimitatamente dell'essente. In qualche modo il soggetto pensato come demiurgicamente disponente dell'essente come sua proprietà. Ecco, questo sappiamo in Heidegger, dal punto di vista di Heidegger, è il culmine ancora una volta del processo dell'oblio dell'essere, in cui dell'essere non è più nulla, resta solo l'essente come disponibile. È interessante anche la stessa lettura che Heidegger fa del Medioevo cristiano, in cui Dio stesso figura come, potremmo dire, come super soggetto che dispone massimamente degli essenti, addirittura sì. Li crea dal nulla. Sì, effettivamente, sì, l'ente massimo, poi di l'ente fatto, massimo. No? Anche Dio diventa soggetto di entificazione. Questa è ed è paradossalmente un momento essenziale dell'oblio dell'essere questo. Il Medioevo come oblio dell'essere, Dio come superente che dispone dell'essente creandolo ex nihilo. Esatto. Questo è il paradosso, ne dispone a tal punto da generarlo ex nihilo, è il culmine dell'oblio dell'essere da un certo punto di vista. Ecco, questa concezione in qualche modo credo che sia quella che Heidegger è venuto maturando in tutto il suo Denkweg, per usare un'immagine cara ad Heidegger, no? Sappiamo che la metaforica del cammino è quella più importante in Heidegger, sì. È quella che ritorna sempre, no? Lui stesso qualificava il proprio Denkweg, il proprio cammino, come una chere, una svolta che avviene a un certo punto, dove però è una svolta in cui non si cambia direzione. È come la svolta, diceva Heidegger, di chi procede nei sentieri di montagna, quando si è costretti a fare quell'inversione repentina, ma non per tornare indietro, bensì per salire. Sì, è vero, pensiero che va sempre pensato, no? Forse... Quanto manca alla vetta, direbbe invece, sì. Tu sali a non pensarci, tramite la chere, anzi tramite una sequenza di molteplici chere, no? Di svolte costanti, no? Pensa anche alla metaforica del cammino in Heidegger, Wegmark, mi segna via. Beh, aggiungerei forse che ha avuto anche come maestro anche sempre buon Nietzsche, perché se c'è un viandante in cammino verso il linguaggio, no? Il viandante, certamente.
noi non siamo una meta, siamo non conosciamo mete, siamo solo un cammino, dice Heidegger, no? Ecco la metaforica del grande amante, quindi anche di Volderly, no? Che diceva: siamo un segno che indica, non si sa bene cosa. Certamente. No? Bergmark, segnalatore. Quindi ecco, queste dimensioni nel tuo libro è centrale, direi, di tutto questo groviglio di temi che ho, senza alcuna pretesa di esaustività, richiamato appunto in maniera semplicemente evocativa, ecco, e allusiva. Nel tuo libro il tema fondamentale, che ho cercato anche di mettere in luce nella mia breve e modesta prefazione, il tema fondamentale è l'esigenza, tu la chiami, del risveglio di Zarathustra, cioè della reazione rispetto a un'epoca che in effetti Nietzsche ha precorso con il suo pensiero. Ecco, Nietzsche dai bordi della sua epoca anticipa, precorre, denunzia ciò che solo oggi si è realizzato, sì, in senso pieno, essenzialmente. Il nichilismo inteso nella sua accezione negativa e passiva, per dirla con Nietzsche. Ecco, non siamo ancora, se dovessi sunteggiare, e mi perdonerai per la semplificazione che farò, se dovessi sunteggiare il tema del tuo libro, direi che tu mostri con Nietzsche come la nostra è l'epoca del nichilismo passivo, in cui non è ancora avvenuto il trionfo del superuomo, ma sta al contrario trionfando l'ultimo uomo. Sì, esattamente, guarda, aggiungo, è proprio così, per il fatto che se l'Occidente è al tramonto compiuto, ma oggi più che mai tutto il mondo occidentale, potremmo dire così, di fatto, se noi vediamo il fatto che la tecnologia che usa l'ISIS per fare gli attentati è puramente occidentale, i sistemi di comunicazione, tutto il mondo oggi è occidentale, ma se tutto il mondo è occidentale, tutto l'Occidente è al tramonto, allora tutta l'umanità che è al tramonto. Ecco allora oggi più che mai la necessità di ripensare l'uomo, che è il tema forse importante, no? Che dell'intero libro. Quindi oggi più che mai penso, ma forse tu, in questo, forse anche nella tua figura filosofica, ho visto che comunque stai prendendo altri autori, come Marx ad esempio, Gramsci Gentile, però ripensare, no, l'approccio al reale, e quindi ripensare anche l'uomo. Certo. Ecco, questo penso si possa... Convengo con te, preciserei tuttavia socraticamente che non si tratta di ripensare l'uomo semplicemente, si tratta di ripensare il rapporto tra il soggetto e l'oggetto, sì, tra l'uomo e il mondo obiettivo in cui è. Questo è punto fondamentale. Sì, esatto. Pensare solo l'uomo, come fa oggi certo umanismo, diciamo così, talvolta anche banalizzante, certo, semplicistico, certo. Su questo valgono, io credo, le critiche mosse da Heidegger all'umanismo, nella famosa lettera sull'umanismo, che finisce di fatto per riproporre il nichilismo, perché, sì, ripropone esattamente lo schema per cui vi è l'uomo come soggetto che dispone illimitatamente, esatto, sì, sì, del mondo obiettivo, con tutte le catastrofi che ne scaturiscono poi sul piano concreto, bombe, campi, sì, di sterminio, esatto, e quant'altro. Quindi dobbiamo ripensare l'uomo nel suo rapporto con l'essente nella sua totalità, animali, piante, mondo inanimato e inorganico e così via. Questo è sicuramente il tema a cui Nietzsche e Heidegger ci richiamano, con delle prospettive tuttavia diverse, io credo. Per cui io credo che una prospettiva come quella che tu beneficamente invochi, quella di un risveglio di Zarathustra, quella di un superamento della notte del mondo in cui ci troviamo, quella in cui domina il nichilismo passivo, no? Domina l'assenza di domande, di senso, sì. Ecco, si possa superare molto meglio, credo, invocando una posizione alla Nietzsche che non una all'Heidegger, fermo restando che, come sai, io credo che gli autori chiave da cui ripartire per questa prospettiva di redenzione, se vogliamo chiamarla così. Sì, tra l'altro proprio il titolo della tua prefazione è una redenzione che verrà, che è molto stimolante, sì, molto così... È adorniana, diciamo. È ricca di... Vedere alla totalità dell'essente dal punto di vista della redenzione. Esatto. Come dice nei Minima Moralia, vedere all'essente dal punto di vista della redenzione. Ecco, io credo che, appurato ciò che ci divide, il fatto cioè che io
sia convinto che per ripartire in vista di questa posizione occorra prendere le mosse dalla linea dialettica Hegel-Marx, e poi i loro nipotini, avrebbe detto lo stesso Gramsci, no? I nipotini di Hegel, potrebbe essere una rubrica eventuale dei quaderni del carcere, mai scritta, ma in stile gramsciano, i nipotini di Hegel, tra cui appunto lo stesso Marx, Gramsci, Gentile, tutti i pensatori della scuola dialettica, diciamo, gli amici della dialettica, se fossimo nel sofista di Platone, il nuovo partito, gli amici della dialettica, oltre a quella delle idee. Oggi prevale nettamente la linea dei nemici della dialettica, oggi la dialettica non gode di buona stampa, come si dice, ma appurata questa distinzione, se noi ci soffermiamo sulla linea Nietzsche-Heidegger, io credo che Nietzsche, per la prospettiva da te evocata, sia da preferirsi rispetto a Heidegger, in ragione del fatto che in Nietzsche troviamo l'apertura d'orizzonte. L'idea dell'oltre uomo rimanda nettamente all'idea futurocentrica, diciamo così, all'idea di un futuro da redimere. Certo. Nietzsche nello Zarathustra lo scrive: io ho controllato bene, ma ancora non l'ho visto il superuomo da nessuna parte. Anche il migliore tra gli uomini era molto più simile all'ultimo uomo, era umano troppo umano, non l'ho ancora incontrato il superuomo. Siamo ancora in una fase che precorre, ecco perché con una certa pertinenza credo anche Vattimo propose negli anni 70 quella traduzione specifica di Übermensch con oltre uomo, sì, e non superuomo. Non era solo una questione banalmente, meramente politica, il superuomo era quello che si era incarnato nelle esperienze del Nietzsche letto, diciamo, dall'SS essenzialmente, non solo per questa questione, ma anche per una questione metafisica. Oltre uomo allude a questa tensione infuturante, certo, che invece l'espressione superuomo lascia cadere. Oltre uomo, l'idea che l'uomo debba essere superato, superato in vista di qualcosa di futuro che ha a venire ancora. Esatto, esatto. Nietzsche scrive proprio in Al di là del bene e del male che l'uomo è un animale non ancora stabilizzato. Esattamente, e anche qua Heidegger infatti giustifica questa affermazione di Nietzsche, no? giustificando il fatto che appunto l'uomo, che è sempre stato definito l'essere razionale, è l'essere fisico e metafisico, certo, no? Cioè è l'essere sensibile uomo, ma che al tempo stesso è anche razionale e metafisico, cioè oltre il sensibile, oltre il fisico. Per questo Heidegger dice, Nietzsche scrive, l'uomo non è ancora l'essere stabilizzato, cioè che si muove proprio tra questo discorso della, appunto, dell'entificazione dell'oltre fisico, certo, e metafisico. E quindi sì, per venire incontro, diciamo, a queste, diciamo, questi orizzonti di redenzione, mi sembra proprio che sì, Nietzsche appunto prospetta questa figura dell'oltre uomo, e qui io ci vedo, io ho visto, diciamo, nell'oltre uomo nietzscheano la figura che supera l'entificazione di cui stavamo parlando. Io ho cercato di coglierla così, anche appunto per il fatto che oggi è questo il messaggio che mi piacerebbe mandare, cioè l'oltre uomo è quella figura che crea, vuole, pone se stessa nel reale e appunto forma il reale, cioè trasforma la realtà. Adorno direbbe: se ciò che c'è si lascia pensare come trasformabile, allora ciò che c'è non è tutto. Quindi io ho fatto una visione, diciamo, dell'oltre uomo appunto come il superuomo della praxis, che questo è il tuo concetto, che a te, certo, so che è particolarmente caro, giustamente venendo dalla scuola marxiana, insomma gramsciana, così. Ecco, questo mi sembra veramente interessante e mi lega anche a, diciamo, appunto ai tuoi studi, ai approfondimenti, ai libri che hai fatto. Cioè in fondo io in questo libro non voglio ovviamente svelare tutto il finale, però l'oltre uomo che io che immagino, al di là che ha attinenza con la figura del Cristo, una lettura cristologica che io faccio dell'oltre uomo, magari avremo modo di approfondire questo aspetto, ma
Il nocciolo della questione è proprio questo: l'oltreuomo è colui che ha un diverso appunto rapporto con l'ente, e in questo diverso rapporto con l'ente entra il concetto della praxis. Certo, da cui ora ripartiamo. Esatto. Stacca un attimo così, sì. Facciamo blocchetti, sì. In modo che in effetti tu sollevavi la questione del rapporto tra soggetto, prassi e mondo, se vogliamo dire così, che mi pare uno snodo decisivo non solo della filosofia moderna e contemporanea, ma segnatamente della problematica nicciana. Ecco, la problematica nicciana è anche quella heideggeriana, perché qui in effetti si dà, credo, un bivio decisivo che separa Heidegger da Nietzsche, semplificando. Per Heidegger ogni metafisica che riproponga l'idea di un soggetto agente, ivi compresa l'idea, come la stavamo articolando poc'anzi, del superuomo, o meglio, dell'oltreuomo che agisce con la sua volontà per reintrodurre un piano valoriale, sia pure di valori trasvalorizzati, trasmutati, rovesciati, cambiati, come preferiamo dire, rientra in ogni caso nell'erramento metafisico, ecco, se vogliamo dire così. L'idea cioè che in qualche modo vi sia un soggetto che dispone dell'oggetto, certo. Vi sia il soggetto che dispone dell'essente, e quindi in qualche modo questa che vuole essere una terapia finisce per essere parte della malattia da cui si vorrebbe prendere congedo, perché ogni idea del soggetto che agisce e che impone la sua volontà al mondo è in qualche modo già parte del problema in questione, cioè della metafisica occidentale che si rovescia e si compie in tecnica planetaria. Per questo Nietzsche e Marx per Heidegger sono da questo punto di vista affini tra loro, perché vuoi la soggettività rivoluzionaria di Marx, il soggetto con coscienza che opera per trasformare le strutture del mondo, vuoi l'oltreuomo di Nietzsche come soggetto che trasvaluta i valori e che agisce secondo la propria volontà libera, finiscono per riproporre il modello della metafisica da cui bisogna prendere congedo. Questo è il punto segnalato da Heidegger con forza nei suoi testi. Anzi, paradossalmente, dal punto di vista di Heidegger, Nietzsche è ancora un gradino più avanti in questa scala involutiva, diciamo, rispetto a Marx, perché in Nietzsche effettivamente già dell'essere non è più assolutamente nulla, c'è solo appunto il fondo disponibile per il fare umano. E quindi la questione, se ci poniamo dal punto di vista di Heidegger, è diametralmente opposta, non come cambiare il mondo, se vogliamo dire così, ma come salvare il mondo dal cambiamento, ecco, evitare che si cambi alla fine in un mondo senza di noi, in una distruzione planetaria del mondo stesso. E quindi la soluzione di Heidegger, come sai, è la Gelassenheit, la sospensione del fare, la sospensione dell'agire trasformativo, l'interruzione della concezione metafisica che pensa soggetto e oggetto in una relazione di potenza, essenzialmente, sì. Quella relazione che sta già implicita, germinalmente, nella concezione platonica dell'idea, esatto. E che si dispiega con immane potenza nella modernità a partire dalla concezione tecnoscientifica, certo. Cartesio, certo. No? Parabola decisiva, momento decisivo di questa parabola, Cartesio, che pensa la verità come certezza, come Sicherheit, dice Heidegger, cioè come certezza rappresentativa di un soggetto che si accerta disponendo scientificamente dell'oggetto. È già qui il vulnus della questione di cui stiamo dicendo. Sì. Quindi che fare? No, la domanda di Lenin, sì. Alla domanda di Lenin Heidegger risponderebbe: sospendere il fare, evidentemente. Che fare? Non fare, lasciare essere. Ecco perché Heidegger si rivolge al dire poetico, non solo perché gli mancano le parole, perché le parole sono pregne di metafisica e quindi ripropongono illimitatamente ciò da cui bisogna prendere congedo, ma anche perché i poeti sono coloro i quali con la loro parola il mondo prende forma nella dimensione del lasciare essere, viene mostrato l'essente come qualcosa di non dipendente dal fare, viene mostrato nella sua
appunto nella Dichtung, nella poesia come qualcosa che disvela in qualche modo. Ecco, sì, tra questa è la grande antitesi su cui bisogna riflettere, credo. Sì, no, infatti effettivamente, diciamo, Heidegger effettivamente dà questo... non offre, diciamo, in modo di dire, una soluzione a Heidegger, perché poi, come ben sai, è nella seconda parte di Essere Tempo che è interrotta, non è un'opera compiuta. È un sentiero interrotto. Ecco, esatto, è veramente un sentiero interrotto. E Heidegger, come diceva lo stesso Sini, comunque pontifica da teologo tedesco, no? Quando parla di casa dell'essere, di essere il pastore dell'essere, della radura dell'essere, che il linguaggio è la casa dell'essere, sono sempre appunto parole poetiche su cui però poi ci si arresta. Però effettivamente riconosco, diciamo, mi ritrovo come si può dire, nella concezione che Heidegger propone di una poesia disvelante e di una verità che ha l'Eteia, no? Che è di svelamento, quindi un concetto, ecco, questo forse è molto interessante, cioè è una verità, un concetto appunto di verità che non è legata all'ente, come quello proposto da Cartesio, ma un concetto di verità in cui proprio Heidegger riprende la parola greca aletheia, che è di svelamento, appunto un lasciare essere, e parola che quindi sgancia il discorso appunto del soggetto-oggetto rapportati da un puro fare, da un puro dominio, e apre una nuova dimensione. Una nuova dimensione che io che dall'altra preannunciavo, secondo me può essere la dimensione della praxis, e adesso magari ci aiuterai a capire esattamente cos'è questo concetto, ma appunto una parola aletheia che è di svelamento, che troviamo, e questo appunto è quello che più trovate alla fine del libro, no? Il superuomo come Cristo, che troviamo in bocca a Gesù stesso, no? Io sono la via, la verità, la vita, no? Io sono la via, la verità, la vita. E in cui troviamo effettivamente la parola greca sempre aletheia. Cristo dice: io sono la via per il disvelamento, per la vita vera. Ora, il discorso appunto è che adesso ci sganciamo dal puro rapporto soggetto-oggetto, c'è un disvelamento, e c'è poi, che io ho abbinato magari anche con, come si può dire, con non con rigore magari, ecco, stringente, così stringente come la filosofia richiede, anche perché questa è un'opera di letteratura, però siccome heideggeriano anch'io, sono per una letteratura pensante e per una filosofia poetante, mi intrigava molto appunto questo discorso di un superuomo barra Cristo barra verità nel senso di svelamento barra praxis, cioè un cambiamento del rapporto tra soggetto e oggetto, che non sono più, no? Come dice bene Gentile, tra l'altro, non c'è più questa divisione di soggetto e oggetto, l'oggetto in funzione del soggetto, il soggetto in funzione dell'oggetto. Adesso magari ce lo spiegherai meglio tu, visto che sei un grande studioso della praxis di questo concetto, e appunto Gesù, praxis, e ricordiamoci, la più grande praxis mai formulata è l'amore cristiano, a mio modo di vedere, no? Concetto di... Lo stesso Nietzsche dirà, guardate amici, che è una menzogna essersi definiti cristiani per 2000 anni, è stato un solo cristiano in terra, Gesù, perché non è un dogma il cristianesimo, non è un dogma, è una pratica. Gesù dice: se voi farete questo, no? La praxis del cristianesimo, voi farete questo, il regno dei cieli sarà già sulla terra. Ecco una visione che, secondo me, ovviamente io ripropongo un recupero del cristianesimo e lo abbino al concetto della praxis, ma questo mi sembra dia uno spiraglio, no? Un orizzonte di redenzione, ecco, mi sembrava, cioè, così, cioè, stimolante questa strada. Uno degli aforismi poi raccolti inopportunamente dalla sorella di Nietzsche con il titolo La volontà di potenza, gli aforismi, certo, diciamo così,
incriminati, ecco, questa raccolta incriminata per l'uso biecamente politico che se ne è fatto. In uno di questi aforismi Nietzsche scrive testualmente: la Chiesa è esattamente ciò contro cui Gesù e i suoi discepoli hanno insegnato a combattere. Dove Nietzsche traccia questo antagonismo, se vogliamo dire così, questo iato fra il messaggio pratico di Cristo, l'amore a cui facevi riferimento tu, l'azione volta a tradurre il regno dei cieli sulla terra essenzialmente. Questo era il cuore del messaggio cristiano, il regno dei cieli, la basileia ton uranon, il regno dei cieli, era qualcosa che non doveva essere concepito come mera alterità rispetto al mondo, ma come un ideale orientativo volto a far sì che il regno dei cieli si concretizzasse nel mondo tramite l'agire, esatto, di cui tu giustamente ricordavi poc'anzi, laddove invece la Chiesa, per Nietzsche, su questo non piove, Nietzsche non risparmia nulla, la Chiesa cristiana e l'anticristo è, da questo punto di vista, forse il più grande testo di elogio della figura di Cristo, esatto, e di condanna dell'istituzione. Sì, anch'io l'ho sempre vista così, sinceramente. È un testo, c'è chi nasce postumo, dice Nietzsche, in quel testo. In effetti quel testo ancora oggi non è stato, credo, compreso fino in fondo. C'è questa dialettica di contestazione radicale e incondizionata della Chiesa e di elogio della figura di Cristo, con un timbro, devo dire, che a tratti ricorda anche la concezione cristica fatta valere dal Kant della religione nei limiti della semplice ragione, dove Kant essenzialmente enfatizza la figura cristica come imperativo categorico incarnatosi, l'agire morale più virtuoso, l'ideale dell'agire morale fattosi uomo. Ancora lo Hegel della vita di Gesù, esatto, legge, sì, sì, che forse è stato detto dalla critica, il testo più kantiano di Hegel, perché in effetti in quel testo la vita di Gesù è di fatto la vita dell'imperativo categorico fattosi uomo, rispettato, la perfetta armonia tra parole e azioni, quella che Socrate nell'Achete definiva la vita musicale dell'uomo coerente, quella in cui si produce una splendida armonia fra erga e logoi, tra azioni e parole, anziché contrasto si dà armonia. Ecco, quindi sicuramente vi è questa dimensione a cui tu facevi riferimento e che attraversa in effetti il tuo libro, mi sembra anzi uno dei punti decisivi, questa riabilitazione nicciana di Cristo e del cristianesimo inteso come messaggio cristico e non della Chiesa. Esatto. Che apparentemente sembra fare scandalo, ma in realtà è molto nicciano questo che tu hai sviluppato. Ecco, è un tema ultra nicciano, vorrei dire. Mentre tu parlavi, mi veniva in mente, prima si diceva anche che Nietzsche è il Platone rovesciato. Se ci pensi, tutta la filosofia, tutta la paideia filosofica di Platone è un grande tentativo di far uscire dalla caverna, certo, politica, anche se con gli infausti esiti del viaggio a Siracusa, dalla schiavitù ideale, simbolica, portandoci all'altezza delle idee. Ecco. In Nietzsche invece, Zarathustra dov'è che vive? Vive in una caverna, sta nella caverna, sì. Zarathustra. Ogni tanto, certo, si allontana dalla caverna, scende tra gli uomini, dove non viene capito, dove non trova il superuomo, l'Übermensch, e poi ritorna nella caverna con i suoi animali. Il luogo che per Platone è il luogo della cattività, in Nietzsche è l'unico luogo di libertà. Lo mostra bene Hans Blumenberg nel suo Uscite dalla caverna, questa magnifica ricostruzione che il metaforologo Hans Blumenberg fa della metafora della caverna da Platone a oggi essenzialmente. Sì. In Nietzsche esattamente troviamo la caverna come luogo protettivo di una verità raccolta, che in qualche modo raccolta, sì, che Zarathustra condivide con pochi amici, potremmo dire, forse simile al giardino di Epicuro, in questa, la caverna di Nietzsche. E quindi questo è un altro aspetto che mi piaceva sottolineare del discorso. Ecco, in Heidegger, a mio giudizio, come sai, forse ne abbiamo anche già parlato, il problema fondamentale della prospettiva di Heidegger è che
egli finisce per porsi con il suo filosofare come un esteta dell'inazione, così l'ha definito in maniera efficace, credo, se ricordo bene, una definizione espressa da Gunther Anders, questa, Heidegger l'esteta dell'inazione, perché in effetti la filosofia di Heidegger, se in essere tempo concede ancora un margine per la prassi, il nostro, in fondo tutto quel testo è una forma di contestazione della fenomenologia husserliana nella misura in cui essa concepisce il rapporto intenzionale in termini meramente teoretici, laddove invece l'intenzionalità come la concepisce essere tempo, un'intenzionalità pratica, il nostro essere nel mondo, in der Welt sein, essere nel mondo che significa agire nel mondo. È un Dasein, esserci concreto. Esserci impastato di mondo, di concretezza, di storicità, non alla stregua della pura testa alata d'angelo di cui diceva Schopenhauer. Ecco, in Heidegger, nel secondo Heidegger, quello post-Kehre, se vogliamo usare la sua stessa metaforica, diciamo del viaggio, tende ad arretrare sullo sfondo l'azione, prevale una sorta di inazione compiaciuta, quasi una inazione compiaciuta, in forza della quale ogni azione in quanto tale, senza distinguere le specifiche determinazioni dell'agire, con una sorta di concetto monolitico di praxis, ogni praxis in quanto tale è già squalificata a prioricamente come praxis tecnica, come fare che ricalca i moduli della tecnica, della metafisica, ergo dell'oblio dell'essere. Per cui non vi è, ad avviso di Heidegger, alcuna praxis che valga a salvare la situazione. Per questo nella nota intervista a Der Spiegel Heidegger dice: Nur ein Gott, solo un Dio, sì. Nur ein Gott, sì, certo. Kann uns retten, può salvarci, sì. Solo un Dio può salvarci, solo un Dio può ancora, noch, salvarci. A taluni è sembrata un'apertura di Heidegger verso il cristianesimo. Sì, una deviazione finale. Sì, esatto. Tu stesso hai fatto riferimento prima a tutta una corrente di pensiero che legge Heidegger in chiave teologica. Beh, Heidegger comunque sostanzialmente... Che parte come teologo. Esatto, cioè, diciamo, lui gli scritti, tra l'altro, alcuni dei miei scritti preferiti, ma ritengo che più importa. La stessa concezione di essere tempo non sarebbe stata pensabile senza i suoi lavori su Agostino. Certo. E San Paolo e Agostino, esatto, sono presentissimi. Comunque il concetto di tempo escatologico per la morte, comunque certo, questa questione di futuro viene per forza è di matrice cristiana. L'esistenza, l'esistere, esatto, come trascendere continuamente il presente. Il tempo dell'attesa, esattamente. La proiezione che rimanda al di là del puro presente, del puro al di qua sensibile. E c'è tutta una corrente di pensiero che ha letto Heidegger in chiave teologica, cioè sostenendo di fatto che Heidegger parte come teologo, come sappiamo parte da studi teologici, e poi abbandona il concetto di Dio, ma in realtà lo conserva mutato nomine, ecco, cioè l'essere di Heidegger in realtà è Dio. Che cos'è l'essere? Che cos'è la differenza ontologica, quella che Adorno nella dialettica negativa chiamava la carta truccata, con cui Heidegger spiega tutto senza mai spiegare cosa sia in concreto l'essere e cosa sia la differenza ontologica, cioè la differenza tra l'ontologico e l'ontico, tra l'essere e l'essente. Ecco, questa è una possibilità interpretativa. Il Dio di Heidegger è l'essere. In effetti la storia non è storia dell'uomo in Heidegger. Storia dell'essere, Seinsgeschichte, è la storia dell'essere che tramite le sue svolte, tramite le sue illuminazioni, tramite le sue figure in cui si dà ritraendosi, dispone in qualche modo di noi. Ecco, però, al di là di questo aspetto... Sono due secondo aree. Il primo, anche qua, così, per Acides, veniva bene la definizione che dava un po' Vattimo scherzando, in fondo essere e tempo si potrebbe chiamare essere e tempo,
sembrerebbe quello nel primo Heidegger, non ricade ancora in quella prospettiva così teologica come l'ultimo, è il tempo, sembrerebbe all'inizio quella, però anche la concezione del tempo che di Heidegger è quella cristiana. Sì, quella, certamente. E quindi, certamente, discorso, in essere certo. Tempo è innegabile, che c'è una fortissima matrice, è innegabile non solo per gli studi di Heidegger pregressi, direi che i due autori chiave in essere tempo dal punto di vista cristiano sono Agostino e Paolo, concezione paolina e quella agostiniana, e poi anche per il modo in cui viene accolto Heidegger dai teologi, essere tempo. E dunque, quando Heidegger nell'intervista a Der Spiegel dice che ormai solo un Dio ci può salvare, io non la leggo tanto come una confessione di conversione al cristianesimo o alla religione in generale, alla dimensione del religioso, quasi come se dopo l'epoca della Entgötterung, della sdivinizzazione connessa al mondo tecnocapitalistico, Heidegger proponesse una reazione ridivinizzando il mondo. Non credo che sia questo il discorso di Heidegger. Io credo che quell'affermazione, ormai solo un Dio ci può salvare, debba essere letta segnatamente come una, diciamo così, una interpretazione per cui Heidegger ci sta suggerendo che cambiare il mondo non è possibile. Solo un Dio ci può salvare significa essenzialmente che la salvezza non dipende da noi, che occorre quindi sospendere il fare della praxis, soluzioni alla Übermensch nicciano o alla Umwälzende Praxis marxiana, sono soluzioni metafisiche che di fatto fortificano la metafisica tecnica che pure vorrebbero sconfiggere. Ogni fare pratico rinsalda la circolarità, circolarmente ciò che vorrebbe. Quindi dire che ormai solo un Dio ci può salvare è di fatto, almeno così io la interpreto, una sorta di dichiarazione di impotenza dell'ultimo Heidegger. Solo un Dio ci può salvare equivale a dire, forse, questo è coerente con il suo discorso, significa sostenere di fatto che è solo dalla Seinsgeschichte, dalla storia dell'essere, che può dipendere un'eventuale salvezza. Può arrivare una salvezza. Una redenzione. Effettivamente, sì. Da un invio. Heidegger, come sai, gioca larga parte della sua filosofia dopo la Lacere sull'assonanza fra Geschichte, storia, Geschick, il destino, e Schickung, l'invio, l'invio destinale, se vogliamo dire così. La storia è una Geschichte, è un invio destinale che l'essere fa. Appunto, tu ricordavi prima che Heidegger definisce l'uomo pastore dell'essere, altrove lo definisce luogotenente del nulla. Sono, in effetti, il testo di Heidegger è costellato da metafore della passività. Ascoltare l'essere. Vuol dire che a parlare è l'essere. Esatto. L'uomo è l'essere il protagonista. Esatto. Anzi, per Heidegger il guaio è quando l'uomo pensa di essere il protagonista e di disporre dell'essente. Ora, tornando al punto, dire che solo un Dio ormai ci può salvare significa de facto dire che la salvezza non dipende da noi e dalla nostra praxis, dai progetti marxiani di rivoluzione mondiale, dai progetti nicciani di oltre uomini che sappiano trasvalutare i valori e attivare il nichilismo attivo, significa invece rimettersi in maniera più disincantata alla storia dell'essere, reagire certo al dogma oggi dominante per cui il mondo sempre sarà così com'è, rassegnatevi. Anche il presente è esito per Heidegger di una storia dell'essere, in quanto tale può dar luogo a invii destinali successivi, a svolte successive.
Ma queste svolte, se vi saranno, non dipendono comunque dalla nostra prassi. Solo un Dio ci può salvare. Sì, un invito forse questa ad aprirsi. Ecco, diciamo, l'unica cosa forse che dal punto di vista Heidegger l'uomo può fare è aprirsi e mettersi in ascolto di questa parola non detta. Non so neanche io come su questo Heidegger forse non lascia un po' di appunto di misticismo forse, ecco, dal mio punto di vista. No, e quindi ecco, volevo passare appunto, allora la domanda sarebbe come se ne può uscire, no? da questo puro biancore dell'essere lasciato, no? questa macchia di luce lasciata da Heidegger. Ecco, io ovviamente ritorno al vecchio Nietzsche, diciamo. Sì, che è il tema del libro. Ecco, e quindi il discorso è questo. E Nietzsche parla, no, nell'Isola dei Beati di Zarathustra: se vi fossero dei, no, come potrei sopportare di non essere un dio? No, se vi fossero creatori, come potrei sopportare io di non essere un creatore? Allora, se vi fosse questo essere, questo dio, il mutante, no? E Severino dice: non viene lasciato spazio all'uomo per creare alcunché di nuovo, perché vi sarebbe un immutabile. No? Severino da questa lettura, io non la prendo dal punto di vista così ontologico, però è possibile, insomma, una trasformazione. Se, come dice Nietzsche, no, se l'evidenza è il creare, no? Dice bene Zarathustra, l'uomo deve creare, e il creare libera. Nietzsche, da questo punto di vista, sì, si allontana sicuramente da Heidegger, lascia spazio a, come si può dire, a una trasformazione, sì, del reale, però che non penso si possa essere appunto letta solamente come trasformazione dell'ente, come fa Heidegger, insomma, di puro autopotenziamento, perché effettivamente, e poi quando si leggono gli autori che Heidegger critica, si vede più Heidegger che l'autore stesso, sì, spesso, no? C'è anche questo giochino da ricordarsi. Ecco, prima parlavamo, ecco, appunto di creare, parlavamo anche, io citavo, bella parola, no? Il concetto di praxis, no? di atteggiamento verso il reale, verso la trasformazione. Ecco, io penso appunto sia possibile scorgere, ovviamente in maniera diversa in Nietzsche, però un atteggiamento attivo di trasformazione. E in fondo, uno dei temi centrali del tuo libro è proprio questo, relativo al rapporto tra, diciamo così, concezione dell'essere e redenzione. Ecco, in Heidegger in qualche modo la parte redentiva è altamente indebolita, affidata a una fioca speranza quasi messianica in svolte dell'essere e della storia dell'essere, dove appunto l'uomo non ha parte. In Nietzsche invece tu rilevi, credo correttamente, una maggiore apertura alla prassi redentiva dell'oltre uomo. E così si spiega anche la lettura che certa sinistra, a partire dagli anni 70, ha fatto di Nietzsche come teorico dell'oltre uomo, inteso essenzialmente come teorico del superamento del capitalismo, del nichilismo capitalistico. Con esiti anche discutibili da un certo punto di vista, se penso a Deleuze o a Battimo, interpretazioni geniali, intendiamoci, ma con, a mio giudizio, delle problematicità che ora non è il caso di affrontare, ma che vi sono, io credo. Il punto qual è? Io credo, il punto è che se noi concepiamo alla maniera heideggeriana il tecnocapitalismo come prodotto della storia dell'essere, allora effettivamente il corollario diventa quello dell'intervista a Der Spiegel. Solo un Dio ormai ci può salvare. Nessuna prassi redentiva è possibile per noi. Anzi, ogni possibile o autoconcependesi prassi redentiva in realtà peggiora la situazione, perché ripropone i moduli del fare tecnico. Se noi invece concepiamo il capitale alla maniera di Marx, in ciò allievo fino in fondo di Hegel, questa è la genialità dell'interpretazione di Heidegger, aver egli concepito
Marx come interno alla visione metafisica propria dell'idealismo, quella che pensa l'essente come posto, l'identità fichtiana dell'io e del non io, hegelianamente l'identità di sostanza e soggetto, prefazione alla fenomenologia dello spirito. Bene, Marx è interno a questa metafisica, concepisce l'oggetto come Gegenstand, come posto e contrapposto dal soggetto a sé, e quindi il corollario della posizione di Marx non è l'accettazione di una redenzione possibile affidata alla storia dell'essere, ma è invece, in maniera diametralmente opposta, affidata alla prassi umana e all'organizzazione della medesima nelle strutture della organizzazione politica. Ecco, se Heidegger è esteta dell'inazione, Marx è pensatore della politica, dell'organizzazione della soggettività rivoluzionaria che tolga la contraddizione. Ecco, io credo che Nietzsche, da questo punto di vista, resti in maniera ambivalente a cavaliere tra le due posizioni, perché sicuramente come Marx pensa che ci debba essere una soggettività in grado di trascendere il presente, di attivare una prassi, come dicevi te, cristiana più che marxiana probabilmente, di redenzione. Ma come Heidegger, in qualche modo, mi sembra indeciso su quale possa essere questa prassi, mi pare che non sia così preciso nel delineare i contorni di questa prassi redentiva. Non so come la vedi tu. Sì, allora sì, diciamo Nietzsche non col suo linguaggio anche poetante, no, rigorosamente non definisce poi la redenzione che l'oltreuomo porterà. Certo, dà delle indicazioni però importanti, come appunto il discorso che accennavo prima. Ovviamente lui non dà un'interpretazione idealistica come tu hai espresso bene, no? Come, della praxis di come Heidegger legge Marx, ma poi mi verrebbe da dire il nostro Gentile, no? Che Certamente, ne fa veramente l'idealista nato, Marx idealista esatto, nato, che è dici. veramente un gioiello la descrizione che fa Gentile della praxis di Marx, in cui il fare un conoscere, in cui diciamo la realtà è l'esito di un porre di un soggetto e viceversa, si parla anche di prassi rovesciate e quant'altro. Ma comunque Nietzsche non usa questi termini, però ci dice chiaramente che è possibile un creare, un voler creare e che creare libera. E che questo è, diciamo, Nietzsche ovviamente non ne fa una diagnosi, dice se il creare è possibile, allora io non posso pensare che esistano forme immutabili, no? Per citare Adorno, ciò che c'è è trasformabile, è pensabile come trasformabile, ciò che c'è non è tu, non esistono immutabili. Da questo punto di vista mi vedo d'accordo anch'io in parte con il discorso che accennavo prima di Severino. Ecco, è possibile un creare nuovi valori, poi come sia possibile non si sa. Certo, sembra che l'oltreuomo sia colui che pone esso stesso nuovi valori, che pone esso stesso una Weltanschauung, e che poi, se dovessi parlare alla Marx, questa Weltanschauung influirà anche sull'oltreuomo Certo. stesso, però sembra possibile questa praxis. In più, ovviamente, l'oltreuomo ovviamente ha una componente, secondo me, cristologica innegabile, e qui magari poi ci spostiamo su quest'altro tema che volevo affrontare. Sì, condivido questo e scusa se Sì, mi sì. permetto di inserirmi perché mi pare un tema decisivo, Certo. perché forse cristologica è tutta da un certo punto di vista la concezione moderna della temporalità, anche negli autori che si Che dichiarano più cercano di fermamente sfuggire, anticristiani come Nietzsche. sì. Cioè la componente di questa temporalità futurocentrica, in cui la verità sta nel domani, diciamo così, e non nell'oggi, e rispetto al quale domani l'oggi è preparatorio, una sorta di preparatio, avrebbe detto la teologia cristiana, è effettivamente la costante, l'orizzonte comune della modernità anche nelle sue prestazioni più anticristiane, con il paradosso ben evidenziato da un interprete
d'eccellenza di Nietzsche come Karl Löwit, il quale notava che il paradosso sostanziale della modernità sta nel fatto che essa è cristiana nei suoi presupposti e anticristiana nei suoi intenti. Sì, è geniale. Questo è il paradosso della modernità. Anche gli autori più radicalmente anticristiani, come Nietzsche, subiscono non di meno a tal punto l'incidenza del Weltgeist cristiano da essere cristiani nei presupposti. Questa visione del futurocentrismo, il futurismus lo chiamano i tedeschi, l'apertura al futuro, una temporalità che non ha nel qui e ora il proprio baricentro, il proprio compimento, ma nella sporgenza verso il domani. Heidegger di essere tempo, anche il Nietzsche che dice che l'oltreuomo non si è ancora attuato, sono tutti interni a questo grande paradigma, figuriamoci Marx, più di loro probabilmente, l'idea della concezione escatologica. Hegel è l'autore chiave, no? È l'autore chiave, è colui che supera il cristianesimo inverandolo. Questa è la grandezza, la maggiore coscienza, credo, di Hegel rispetto a un Marx, a un Nietzsche o a un Heidegger, sta nel fatto che Hegel è ben consapevole dei presupposti cristiani e li supera dialetticamente, non combattendoli, ma portandoli al livello della concettualità piena. Non so come tu vedi. Sì, nel senso che effettivamente, come appunto Heidegger parlava di Nietzsche, no? Uno che già si definisce contro ha bisogno per definirsi del contro rispetto al quale muove la critica. Quindi diciamo, come si definiva antiplatonico, Nietzsche rimane platonico, e come si definisce anticristiano rimane comunque nell'ambito cristiano, perché per definirsi ha bisogno del cristianesimo. Penso che questo scacco valga bene per Nietzsche in questo caso. Sì, parlavamo appunto, ecco, io ovviamente nel libro ho affidato una redenzione di tipo cristologica, e quindi faccio una lettura del Liebermesh, dell'altro uomo, cristologica, quindi identificandola con questa figura della più alta praxis mai, non dico inventata, però forse mai inverata, per usare una parola che hai usato anche tu, ecco, che è quella del Cristo. E dopodiché, a questo punto, allora, l'altro tema fondamentale diventa appunto il tempo, perché di fatto è forse questo anche lo scacco finale da cui non si riesce ad uscire. Cioè, da un lato, perché insomma, di fronte al tempo sembrano esserci due possibilità, cioè l'uomo moderno senza telos, cioè l'uomo nichilistico, senza telos, cioè senza storia, senza tempo, che per redimersi allora ha bisogno di redimere anche il passato, di caricarselo sulle spalle, ma può farlo solo il superuomo, no? Trasformando in così fu in così volli, che fosse una strada, è quella Nietzsche, forse di redenzione della storia. E dall'altra invece forse quella più cara ai tuoi autori, che invece proprio nella storia è Gramsci addirittura parla di storicismo assoluto come, no, come tecnica di lettura del reale, e dall'altra appunto autori come i tuoi che vedono invece nella storia l'inveramento della verità. E su questo ti lascio magari chiudere anche il discorso, ecco, possono essere queste due alternative, non so direi se ho colto. Io direi che in ciò sta la grandezza dello Hegel più che di Marx e di Gramsci, perché in Hegel più che nello storicismo assoluto e potenzialmente nichilistico di Gramsci, lo storicismo assoluto implica che tutto si sciolga nel divenire storico. In Hegel la grandezza sta nel fatto che la salvezza non avviene semplicemente nella storia, è la storia. È la storia, è la storia, come te lo dicevo, è la storia che è essa stessa il processo di inveramento del vero, ossia, per dirla con la fenomenologia dello spirito, il vero è l'intero come risultato. È l'attuazione del principio che è vero fin da principio, ma che per esserlo deve diventarlo, e quindi necessita del proprio dipanamento temporale, idest della storia, che è storia della redenzione, che è storia del processo di attuazione del vero. Certo. Questa è la grandezza di uno Hegel,
e che ci costringe a ragionare, appunto, aggiungo, in maniera dialettica, ad uscire anche da quel puro approccio di dominio sull'ente, a questo punto, mi vorrebbe da dire, no? Certamente. Quindi forse, ecco, adesso sento Hegel dice nelle sue lezioni sulla filosofia della storia, la storia è un arazzo magnifico in cui filo e ago sono le passioni umane e in qualche modo l'idea che si sviluppa, l'astratto dell'idea che si sviluppa e il concreto delle passioni umane, della libertà etica che si dispiegano. Questo tratteggia il grande arazzo della storia umana, della Weltgeschichte. E forse qua i materialisti, tra cui anche forse Marx o Feuerbach, non avevano colto bene l'idea, quanto fosse potente l'idea hegeliana, perché poi loro divideranno, no? Sì. Il concreto e l'astratto, invece in Hegel è proprio presente la dimensione concreta, no? Certo. Del macello della storia. Sì. No? Certo, quindi... direi che la divisione tra destra e sinistra hegeliane non è solo politica o religiosa, ma è anche sulla questione eterno e tempo, che in Hegel sono dialetticamente riannodati. L'eterno si dà in figure temporali, come divenire vero di ciò che è eternamente vero, ma che lo diventa concretizzandosi. Sì. Per la sinistra hegeliana c'è solo il temporale, la storia. Per la destra hegeliana c'è solo l'eternamente vero, Dio. La grandezza di Hegel sta nell'essere insieme di destra e di sinistra, oltre queste sì. categorie, nella misura in cui c'è l'eterno e c'è la storia, perché l'eterno si dà in figure che sono storiche. Certo. Deve necessariamente concretizzare. Deve essere fenomenologico, mi verrebbe da dire. Questa è la prospettiva. No, quindi direi questo è, ecco, quello che mi così interessava sottolineare, appunto, è il fatto che di Nietzsche non... poi si vede come tutte le cose poi sono legate e si possono leggere. Quel Nietzsche che nelle inattuali diceva che l'hegelite è un male incurabile, sì. È un male incurabile l'hegelite, diceva. Sì, sì, sì. No, quindi ecco, questa è stata una lunga chiacchierata che insomma... Stante la nostra simpatia per Heidegger, il termine chiacchierata ha una connotazione decettiva. Sì, direi, sì, ragione, la chiacchiera, esatto, no, che non vuole essere la chiacchiera. Questo esatto, come si può dire, un filosofo... Un socratico dialogo. Esatto, un socratico dialogo socratico che è... tra l'altro neanche io mi aspettavo diventasse così pregno di contenuti, ma nonostante sia un libricino, un racconto lungo, comunque è un'opera di letteratura, questo ci tengo a sottolineare, però vedete poi come lo strumento letterario poi di fatto, forse Heidegger anche in questo caso ci tira l'ultimo scacco, effettivamente nella letteratura forse sì. è ancora possibile... C'è quel magnifico testo di Heidegger su... Nietzsche e Hölderlin, il più grande poeta e anche il grande filosofo Hölderlin, è il più grande filosofo e anche grande esatto, poeta. Esatto, esatto. E vedete, sarebbe da continuare per altre ore. Io intanto così vi invito ovviamente alla lettura di questo libro, Il risveglio di Zarathustra, che uscirà per Mimesis Edizioni a novembre. Ci sono tanti temi. E insomma, è in ballo l'intera storia dell'Occidente, come avete visto, io ho cercato di punzeccare. È in ballo la redenzione. È in ballo la redenzione, addirittura, come giustamente segna Diego. Vedete, io ho cercato di punzecchiarlo, abbiamo in queste quasi due ore di colloquio, abbiamo estrapolato veramente tanti contenuti e vi invito così a rivedere i nostri dialoghi, ce ne saranno sicuramente altri, ci sarà sicuramente il modo poi di dialogare assieme anche dal vivo. Intanto, Diego, ti devo ringraziare perché sei stato veramente disponibile. Sono io che ti ringrazio, quindi... e chiuderei con le parole di Heidegger a proposito di ringraziare. Mi sembra dice: Denken ist danken, cioè pensare e ringraziare. Questo è il modo in cui i filosofi ringraziano i divini, pensando. Beh, con una chiusa così non c'è nient'altro da aggiungere. Alla prossima e continuate a seguire me, Diego, e buona lettura e soprattutto torniamo a pensare.